Quindi il motivo per cui siamo qua è questo, bene identificato. E legato a questo io vorrei sottolineare alcuni elementi. Mi pare evidente che siamo in una fase di grandi trasformazioni. Sono trasformazioni in cui sovente la sinistra non è messa molto bene. Le stiamo più subendo che non gestendo. Il compito che vorremmo che questa università d'estate avesse, abbia, è quello di tentare di affrontare queste trasformazioni con uno sguardo lungo, non con uno sguardo nervoso del giorno dopo giorno, ma provando a prenderlo un po' più da distanza, diciamo. Di giocare a golf e non a ping pong, diciamo, di guardare più sui 100 metri che non sui 10 centimetri. E quindi noi facciamo questa università d'estate tra le elezioni europee e il congresso del Partito della Sinistra Europea. Vorremmo non appiattire l'università d'estate sul congresso, su una discussione politica stretta, ma cercare di usare l'università per dare degli elementi di riflessione, di approfondimento che siano utili per, anche per il congresso. Nello specifico io vorrei sottolineare questo. La situazione è in grande cambiamento, lo è su tutti i piani. Perché è evidente che ci sono cambiamenti politici in corso. Le elezioni europee non sono andate esattamente come sarebbe potuto a noi. La sinistra non è uscita vincitrice dalle elezioni europee. La stessa dimensione del gruppo unitario della sinistra sono ridotte, detto prima. Viceversa, le destre estreme sono sicuramente uscite rafforzate come un elemento di protagonismo molto alto rispetto a prima. E punto che mi pare opportuno sottolineare, mentre 5-6 anni fa eravamo noi che apparivamo come la possibile alternativa al liberismo e alla sua crisi, oggi a livello di massa, perlomeno in alcuni paesi europei, non dappertutto, ma la percezione è come se fosse la destra. Quindi c'è un cambio di livello. E dentro questa condizione le forze liberiste, quelle classiche, segnalano un tasso di arroganza non piccola con le proposte di composizione di tutti i principali posti di potere successivi alle elezioni, dalla Banca Centrale Europea, che formalmente non è nominata per via politica, ma lo è nei fatti, alla Presidenza della Commissione Costato. Non so se andranno in porto questo, ma certo il tasso di arroganza delle forze liberiste che hanno governato l'Europa in questi anni è molto potente. Non c'è nessuna mediazione, nemmeno con i verdi, che pure si poteva immaginare ce ne sono. Quindi se abbiamo un terreno politico di grande sommovimento. Abbiamo detto il terreno della religione è un terreno di grande sommovimento. Il tema di chi ha l'egemonia sul discorso religioso è diventato in questi anni un terreno di scontro politico pesante. Lo è in Italia, dove Salvini contrappone una religiosità di destra al Papa, lo è in Francia, dove questo terreno, ma lo è in Brasile. Il modo in cui si litiga sull'identità del cristianesimo attraverso le sette fondamentaliste cosiddette evangeliche in Brasile è molto potente, e questo non è altra cosa che la campagna elettorale di Bolsonaro che lo ha portato lì. C'è un terreno della religione pesantissimo.
In Polonia certo non è separato dalla politica la discussione sociale, anche così. Così come c'è un terreno in cui cambiano le questioni strutturali, gli elementi dell'ambiente, la distruttività del capitalismo oggi, il fatto che l'enorme ricchezza prodotta dal capitalismo, invece che dar luogo a un miglioramento delle condizioni di vita delle persone, si presenti come scarsità per la maggioranza della popolazione, e dall'altra per enorme ricchezza che non è reinvestita da parte delle elite. E quindi siamo dentro una rottura non solo del nesso tra sviluppo e benessere dal punto di vista ambientale, ma del rapporto tra sviluppo economico, aumento della ricchezza e benessere sociale. Aumenta la ricchezza e aumenta il razzismo e le guerre. C'è un mutamento enorme in questo. Così come c'è un mutamento sul versante delle soggettività. Il movimento delle donne ne è stato usato prima, c'è, è evidente, e oggi è l'unico movimento veramente internazionale che c'è, che ha una durata nel tempo, che pone il problema dell'intersezionalità, cioè di come si connettono i diversi conflitti. Ma la centralità che ha assunto la questione ambientale, noi in Europa siamo stati testimoni di un movimento che ha significativi elementi generazionali che pongono il problema dell'ambiente. In questo contesto il movimento operaio, che è storicamente stato un movimento in qualche modo con una connessione più grande con la sinistra, con le lotte della sinistra, e oggi in larga parte in una difficoltà ad esprimere una soggettività. Lo dico, io che sono operaista convinto, non per fare nuove gerarchie, ma per segnalare il grado di approfondimento che noi dobbiamo avere, per capire come cambia il capitale, come cambiano i movimenti sociali che al capitale e al liberismo si oppongono, come cambiano i terreni di lotta per l'egemonia, avrebbe detto Gramsci, come cambia il terreno della politica e come la crisi delle forme politiche che noi abbiamo conosciuto dopo la Seconda Guerra Mondiale sono in larga parte messe in discussione. Noi di tutto questo dobbiamo essere in grado di discutere, e il programma dell'università estiva in forme, diciamo, approssimative, come può essere un incontro di quattro giorni, ma cerca di alludere a questi nodi, sperando che i contributi che qui verranno possano essere utili come stimolo per proseguire la riflessione, che non è che non comincia domani mattina, che ovviamente non è un peccato, ma per cercare di dare un contributo in questo senso. Da questo punto di vista, e per quanto mi riguarda ho finito, l'idea, il filo rosso che attraversa questa università d'estate della sinistra europea dovrebbe essere questo: contribuire ad individuare i nodi, i grandi nodi che abbiamo davanti in questa fase di passaggio, e tentare, senza appiattire tutto immediatamente sulla precipitazione politica, di avere un momento di riflessione che appunto abbia uno sguardo un po' più. Questa è l'idea che ci abbiamo, speriamo di essere riusciti nella costruzione del programma a dare conto di questo. Ci piacerebbe che la discussione che facciamo riuscisse ad avere questo respiro. La dico ancora in un altro modo: ci piacerebbe che le differenze politiche che ci sono tra di noi riuscissero ad esprimersi nell'università d'estate, più che non come confronto tra posizioni politiche fisse, nella ricerca della comprensione di come stanno cambiando le cose. C'è una sfida enorme, questa secondo noi dovrebbe essere
sfida, l'utilità, il valore aggiunto dell'università d'estate che l'università potrebbe dare anche per il percorso del congresso della sinistra europea che si trova davanti nodi non piccoli e in cui inevitabilmente discuteremo in modo approfondito. Ma qui dovremmo tentare di mettere un po' di benzina, per usare una metafora che non va bene, insomma, di caricare un po' il corpo e lo spirito in vista del voto. Grazie a tutti e vi auguro buon lavoro. Allora, vi devo dare un po' di informazioni tecniche, poche, ma domani verranno ripetute per quelli che non ci sono questa sera. Allora, la colazione e il pranzo, la colazione e la cena si fa all'hotel dove si è, invece il pranzo si fa qua. No, vi daranno dati, forse vi daranno dati italiani. Poi è stata data anche una cartina per capire dove sono le sale, dove si tengono poi i vari seminari. Però riassumendo, poi la guardate bene la cartina, c'è una sala sopra qua, poi c'è una sala all'Hotel Magnolia, una sala al San Giorgio e un'altra sala all'Iris. Poi l'altra informazione riguarda stasera, adesso uno va al proprio hotel a studiare, poi se volete c'è un concerto di chitarre che comincia alle 21 e in un hotel qui avanti che si chiama Hotel Universo, se qualcuno pensa di perdersi si trova qua alle 20:50 e verrà accompagnato a questo concerto. Ecco, queste sono le informazioni. Naturalmente erano ripetute. Ah, poi, ogni mattina ci sono due tabelle davanti, viene scritto il programma del giorno, dove si trovano i seminari, perché i seminari appunto, è un po' più difficile, i seminari sono sempre qua, e i seminari sono e anche i workshop sono dislocati, quindi uno deve capire dove si trova il seminario. Quindi siamo tutti a disposizione, io in posizione dello staff per l'organizzazione, quelli che vi hanno accolto prima. Vi ringrazio, buona cena. Posso, scusate, prima l'ultima informazione che vi chiediamo, stiamo organizzando il rientro, quindi se per favore ci segnalate quando avete il volo di ritorno, stiamo vedendo di organizzare anche i musulmani che possano ritornare a Roma in modo da raggiungere l'aeroporto con più facilità. Quindi segnalate al desk del nostro desk ovviamente l'orario in cui pensate di tornare a casa. Grazie. Yeah, you're my best.